E siamo qui allo stand della Tata, che presenta un nuovo furgoncino, Ace, che, come recita la scritta, è elettrico e rispetta l'ambiente. Ace è già commercializzato in India, dove è prodotto con un motore diesel, ma qui in Italia Tata ha deciso di presentarlo con il motore elettrico. Vediamo il servizio. Ace in India è uno dei più diffusi veicoli commerciali compatti. Le dimensioni di questo mini truck, o pick-up che dir se voglia, sono contenute in una lunghezza di soli 3.800 mm, con una larghezza di 1.500 mm e un'altezza, alla cabina, di 1.820 mm. A fronte di dimensioni così contenute, che sono sinonimo di agilità nel traffico urbano, incluse certe strette strade dei centri storici, l'Ace offre un piano di carico lungo 2.200 mm e largo 1.500 mm, con altezza della sponda di 300 mm, il tutto per una portata utile di oltre 700 kg. Considerate le potenzialità di lavoro e la versatilità del modello con motore diesel, che tra l'altro ha una capacità di carico di ben 750 kg, Melian Italia ha ipotizzato una versione a totale propulsione elettrica, pensata per venire incontro alle nuove esigenze di mobilità che richiedono sempre più mezzi versatili, compatibili con l'ambiente, con emissioni azzerate, di facile gestione e che non devono mai e poi mai dover sottostare a qualsivoglia limitazione del traffico. Veicoli che si lasciano alle spalle anche le problematiche connesse al caro petrolio, con i continui aumenti dei costi del carburante. La proposta Melian, che soddisfa tutte queste esigenze ed anche di più per una mobilità agile ed ecocompatibile, si chiama Electroace Mini Truck, veicolo che si pone all'avanguardia sia per la tecnologia adottata sia per le prestazioni. Electroace, come dice il nome, è un veicolo elettrico puro, da non confondersi quindi con i modelli ibridi che adottano insieme ad uno o più motori elettrici anche un motore endotermico. Il motore dell'Electroace è un elettrico di tipo asincrono, trifase con inverter, in condizioni di erogare una potenza di picco di ben 30 kW. Ciò consente, a livello prestazionale, di raggiungere la velocità massima di 120 km all'ora, che per un mezzo di questo genere è tutt'altro che da sottovalutare. Caratteristica sostanziale di tutti i propulsori elettrici è quella di offrire un'erogazione di coppia ottimamente gestibile, subito disponibile sin dai regimi più bassi, praticamente quasi partendo da zero, con una linearità di erogazione, ma anche con una progressione assolutamente fluida che rende la guida estremamente piacevole e non stressante, essendo tra l'altro svincolata dal dover manovrare il cambio, che non c'è, né tantomeno dal dover intervenire continuamente con la frizione, anch'essa assente. Basta inserire la trazione alla partenza e poi si procede semplicemente lavorando con il piede sull'acceleratore e sul freno. Altro elemento da non trascurare, oltre allo stress di guida ridotto ai minimi termini, è la silenziosità del veicolo, poiché il motore elettrico e gli organi collegati non emettono alcun rumore. Il carburante, ovvero l'elettricità, è contenuta in uno speciale pacco di batterie che adottano la più moderna tecnologia dei litio polimeri. Innanzitutto si tratta di batterie dal peso contenuto rispetto a quelle tradizionalmente utilizzate sui veicoli elettrici di prima e seconda generazione, al punto che il loro peso totale risulta essere di soli 140 kg. Inoltre hanno una notevole capacità di carica, 20,7 kWh, che è sinonimo di una notevole autonomia che per l'Electroace, ipotizzando un utilizzo normale in ciclo urbano, equivale ad oltre 120 km di percorrenza. Ciò è reso possibile anche in considerazione che la tecnologia utilizzata, gestita elettronicamente, prevede il recupero di energia, quindi con un ritorno di carica alla batteria nelle fasi di rallentamento e di frenata. Cadillac è un marchio tradizionale americano del gruppo General Motors che in tempi che furono, negli anni 50 o 60, il mito americano era Cadillac, e non sarebbe mai sognato uno pensare che avrebbe fatto dei veicoli ecologici, e tantomeno a quei tempi. I tempi cambiano, lo sappiamo, e adesso qui
al Motor Show di Bologna, Cadillac presenta questa BLS Wagon con la possibilità di essere alimentata a bioetanolo, ovvero l'E85, che è una miscela ecologica di un combustibile verde che chiaramente produce una minore emissione inquinante. E anche Opel ha qualche novità per noi, infatti in anteprima mondiale qui al Motor Show Opel presenta la nuova Zaffira con diversi tipi di alimentazione. Ma c'è spazio anche per qualche risata, infatti abbiamo preparato qualche errore generico, diciamo qualche errore di vario tipo, della puntata numero 38, vero Marcello? Esatto, e adesso lo vedremo, e non solo, perché vedremo qualche altro errorino che ha fatto la nostra Serena. Vediamo. Aia. Vado? Ok. Sì, infatti Marcello, iniziamo subito, iniziamo con delle notizie che arrivano dallo scorso salo. Sotto il cofano si nasconde un motore TFSI di 1,4 litri di cilindrata. Non riesco a parlare. Nelle fasi di accelerazione un aggregato elettrico. Ma figa Iola! Nelle fasi di accelerazione un aggregato elettrico della potenza di 41 cavalli, 30 kW, siluato. L'altro servizio proveniente da Tokyo riguarda la Volkswagen Concept Space App, che avrà i motori. Ma porca miseria, vai a dormire prima la sera. Ecco, bravo, ottima, no. Ottima considerazione.